ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo nella 1.17.1, lo so che l'ultima era 1.18, ma appunto siamo in questa mappa, ovvero la Just Another Escape House. L'autore è Sanji e ora, nel momento in cui entreremo dentro la casa, saremo bloccati al suo interno. E soprattutto la cosa particolare è che non possiamo uscire finché non completiamo tutti i vari, diciamo, misteri qua all'interno, tutto il percorso, per così dire. Ora infatti non vediamo l'uscita, infatti l'uscita sarà collegata, cioè porta bloccata, sarà collegata a questa mappa qui. Ora, ok, qui non c'è nulla, ok, siamo in teoria a metà giornata. Ora di qua sicuro non si sale, questo è un mai freccia dentro il lavandino. Ok, non mi dai nulla. Vediamo se ci rimane qui. Tu non ti apri, giustamente. Dubito che possiamo rompere qualcosa, infatti. Ora, intanto abbiamo trovato solo questa freccia. Ok, abbiamo Night Vision, il che potrebbe essere un vantaggio. Poi qui c'è qualcosa. Vediamo se attivando tutto succede qualcosa. Ok, non credo. Ok, poi vedremo anche per quanto riguarda questa cosa di qua. Proviamo ad andare di sotto. Ok, un blocco di redstone. Vediamo un blocco di diamante. Questo dovrebbe essere un cino. Ok, arco e freccia. Ok, vediamo se qui ci sta altro. No, però abbiamo trovato il bottone che premuto avrà attivato qualcosa. Ah, ok, penso dovremmo completare questa zona di qua. Ora sicuramente conviene che controlliamo questa zona di qua di blocchi. Infatti sarebbe il classico baci a bracci del, diciamo, il classico baci a bracci scritto secondo messaggi di testo americani. Ora, ok, chest bloccata, questo dovrebbe essere con un bottone, dubito che si accenderà mai. Ora ok, intanto uno si è aperto. Ok, questo dovrebbe essere un armadio col fuoco, già sta bloccato. Ok, credo ci sia dell'altro. Altro blocco di terracotta.
dubito che questi, cioè, in alcune zone ci sia qualcosa. Ora, sicuramente, questo è un blocco normale, sicuramente completando la mappatura di sotto succederà qualcosa. Ok, questa è la cucina. Ora, quello che posso fare appunto è controllare in queste zone qua. Ora vediamo. Qui ci si era, questo è il bagno, già c'eravamo stati. Di qua anche ci eravamo stati. Ora, siamo sicuri che di qua non c'è nulla, infatti c'era un bottone, infatti il secondo è sta si è stato si è acceso, c'è una luce. Ora io farei al volo un altro salto di sotto, così approfitto per posizionare il secondo blocco e quello magenta. Infatti immaginavo che di qua c'era qualcosa. Ok, di qua bloccato. Di qua non mi sembra. Ok, forse no. Come ho detto, dicevo forse avevo trovato la strada, ma purtroppo no. Di qua credo. Ok, ho ufficialmente attivato qualcosa, sembrerebbe un pistone o qualcosa del genere. Ora, ok, trovo nuovamente la via d'uscita. Vado a ricontrollare. Ora vengo a dare un'occhiata nuovamente di qua. Ok, gli orologi, anche i veri orologi possono aprire. Ora sicuramente da lì si è attivato qualcosa, perché non conosco questo. Ok, già sto bloccato. Altro blocco di terracotta. Piantistello. Ok, mano a mano ci stanno dando sempre un blocco. Questo è giallo e va qui sopra. Ok. Questo era, ok, era il biglietto quello là. Ok, quindi da quello che sappiamo, cioè da quello che so, per sì, da quello che sappiamo per il momento non c'è ancora nulla misterioso. Ok, da qui potremmo, cioè dovremmo trovare un libro per salire. Ora dubbio di, cioè dubbio di lì sotto ci sia qualcosa, ma ora come ora non lo scopriremo. Diciamo che la particolarità di queste mappe è che, ok, di sotto non ci si può andare, di sopra sì, ma non c'è nulla. Dicevo, la particolarità di queste mappe
è che le cose che uno va a fare, cioè, sono sempre differenti da video a video, anche perché non credo ci sia, cioè, perché ognuno fa le cose in maniera differente. Ora, ok, quindi normalmente non si accende il fuoco. Ora, quello che vorrei capire, tutto te li posso, ok, non te posso prendere, ok, quella era solo l'apertura, quello è un blocco differente. Ora, quello che voglio capire è se quella, allora, l'unica strada disponibile. Sì, immagino proprio di sì, perché altrimenti non credo avesse lasciato solo quella leva. Cactus, non c'è praticamente nulla. Oddio, qui sopra. Sono le vaina. Il fatto che ci sono le vaina può essere utile. Quello che immaginavo. Allora, qualcosa. Boh. Ok, qualcosa del libro è la chiave per cercare quello che hai bisogno. Quindi, visto che di qua avevamo visto c'era il leggio, che fatto c'è sta una candela rossa, candela rossa, cosa ci devo fare con la candela rossa? Ok, non la posso piazzare, le ceste rimangono chiuse. Ora, giro pure questo, sì, questa era la stessa di prima, quindi era inutile. Ora, candela rossa, candela rossa. Ok, penso qui ci si possa andare, ma solo aver sbloccato alcune cose all'interno del game. Poi sta questo discorso che qua ci sono due colori diversi di blocco, ancora me lo, cioè ancora non è, me lo rispero, devo capire. Ora, anche queste due, cioè tutti questi sotto vuoti che ho svuotate prima, ok, ora sì, se ne sono rimasti altri tre. Ora diciamo che se fosse così, qualcosa c'è, quindi sembrerebbe l'incantesimo sulla
sull'arco sia in fine, quindi per questo il discorso di una freccia sola. Ora, questi sono semplicemente dei presupposti, così a caso, quindi dubito che indichi qualcosa. Ceschi. Ora dobbiamo prima capire quale cesta. Sarà questa? Ok. Ah, ok. Apre tutte le ceste. Ok, questa già l'abbiamo aperta. Il fatto che apra tutte le ceste è un enorme vantaggio. Ok, qua è tutto bloccato, quindi non credo. Ora in totale le ceste dovrebbero essere, dovevano, se ricordo male, dovrebbero essere tre, e io per il momento ne ho aperte due. Una, eccola qui, un piccone. Ok, non può rompere questo bricks, quelli. Ah, può rompere. E sono bricks quelli. Infatti uno. E dice. Ok, c'è una pressure plate. Ora. Infatti tutti questi altri blocchi non li può rompere. Ok, sto vedendo usando la chiave possiamo aprire le ceste. Ti devo aperto già però se. Ok, pressure plate, che giustamente non posso piazzare ovunque, ma solo in alcuni determinati nulla in entrambi i casi. Ok, dovrebbe essere rimasto solo uno. Ah, ok, quindi neanche sono andato in ordine, quindi. Eccolo qua l'ultimo. Ok, quindi mi aspetto che si sia sbloccato qualcosa. Spero. Ok, qui non vedo nulla. Ok, qui sempre bloccato. Ora non credo. Cioè, vediamo prima di sopra se si è aperto qualcosa. No. Lì è la cesta dove ho messo prima. Qua. Sì. Allora, 6, 10, 30, 7, 30, 3. Aspetta, forse ho un'idea. Appunto, sono queste collegate, ma ancora non mi è chiaro in che ordine. Ok, di qua black, sulla black stone può essere piazzata. Ora,
prima di tutto bisogna capire su quale blocco di Blackstone ci serve, però sembrerebbe per il momento un'ottima informazione, ovvero questo è chiuso. Ora 1 e 2 trigono. Facciamo una cosa alla volta. Tu puoi essere messo sulla lana rossa, mentre tu serve per quella blu. 1 sulla lana rossa, l'altro quella blu. Ok. Ah, ok, questa la faccio riguardare. Per il momento invece di fare avanti e indietro vado a fare lo screen, così in questo modo andando all'interno della cartella di gioco di Minecraft e screen, no, ok, cambio finestra e in questo modo, in teoria, dovrei riuscire, credo, in qualche modo, tu rimani così, tu rimani così. Ok, quello che mi aspettavo. Cosa si è aperto? Ok. Questo è messo su lana blu, quella light blu, e quest'altra può essere messa sulla lana rossa. Ora vado giusto ad annocchiare di sotto per sicurezza, anche perché non mi pare che qui ci sia qualcosa. Ora devo anche ricordarmi di dare un'occhiata per quanto riguarda altri blocchi, ovvero la Blackstone, la pulita e il blocco di Iron. Ok, cose di d'oro. Lì sotto ancora devo capire cosa vuol dire quel messaggio. Non ci interessa. Di sotto di qua non c'è nulla di utile. Ok, beh, tanto questo rimaneva aperto. Ok, altro pezzo di terra rotta.
diciamo che sembrerebbe per il momento che tutto sta andando per il verso giusto, spero, anche perché è rimasto l'ultimo blocco di terra cotta, e il discorso di quelle leve che stanno di sopra. Ora, questo è il blocco di diamante, questo è il blocco di smeraldo, quindi il blocco di ferro non è vero, a meno che non sta qui di sotto, il che non mi sembra. Ok, quello di blocco di copper, e sicuro questo di sotto non ci stanno blocchi di ferro. Ora, questo d'oro. Non mi sembra nessuno di questi blocchi particolari. Quello deve essere terracotta verde. Ora, due siti diversi. Speravo che fosse in qualche modo tornamente. Ok, tu sei semplice cesto. Ora, comunque non dobbiamo ragionare. Ora, di sotto non ho visto blocchi di ferro. Di sopra non mi sembra di averne visti, e l'unica cosa che possiamo fare è controllare tutti i vari blocchi che incontriamo. Questo che è di d'oro, quella cesta già l'avevo aperta. Ah, vero, questo di qua non l'ho controllato bene. Ok, dubito che qualcuno di queste due sia quello che ci serve. Io un altro tiro lo farei, ma perché non si sa mai. No, infatti dubitavo che sarebbe successo qualcosa, ma ora quello che voglio capire. Ora, lugar aperto, l'ho aperto, mentre se per il momento non sembra essere utile. Light blu, rossa e blocco d'iron. Tra tutti questi blocchi non mi sembra ce ne sia uno. Dubito che sia uno di questi, perché altrimenti non ne avrebbe messi così tanti, ma semplicemente uno un po' più nascosto. Ora, questo blocco qui, non mi sembra aver visto altri blocchi che si possono rompere. No, di qua non mi sembra che ci siano. Ora, quello che possiamo fare è... Ok, vetro non mi sembra che ce ne sia. Ora ci sono arrivato. Per quanto riguarda questo, tu sei quello verde.
Quello verde segna le 7:30. 7:30. Quindi la freccia. Ok, questo dovrebbe essere 6, 7, no, 7:45. Così in teoria. Ora, quelle blu le 3 e quello rosso le 6. Quello blu le 3 e quello rosso le 6. Ora, quello giallo non lo fa. Blu 10:30. Quindi mi manca quello blu dovrebbe essere le 6 in teoria. No, blu 3 e rosso 6. Quindi devo trovare orologio blu e l'orologio rosso. Segnale 3, mentre lo rosso segna le 6, quindi ecco, tu deve essere sotto sopra. Sì, infatti ho sentito qualcosa, si muoveva, non credo sia qua dentro. Però qualcosa è successo. Ora, ho sentito tipo come se fosse una porta barra botola che si aprisse. No, non si può salire. Non è che si è aperto di sotto e non me ne sono accorto. Ora, stavo qui. Ho sentito che si apriva di qua. Ora do giusto un'occhiata qua bene. Ora, per quanto riguarda quello che si è aperto, credo che sia qualcosa legato alla pressure plate. Sono le due. Apro qualcosa. Fatemi capire. Nel bagno forse. Bagno non credo ci sia qualcosa. Stessa cosa mi sembri tu. Ricordiamoci sempre il fatto della leva. Allora, il fatto della leva è, sembrerà strano, ma ho come la sensazione che il blocco di Doro sia talmente nascosto che di base non lo possiamo vedere. Ora, le uniche cose che mi vengono a pensare è che possa essere nascosto dietro qualche quadro. Credo. Ma il fatto che non riesca a trovare nulla una porta, è palesemente una porta di ferro che si apre.
Ora, vediamo se di qua si sente. Ok, sì. Anche da qui si sente. Ora voglio provare a rifare lo stesso lavoro da sopra. Ora, qui dovrebbe esserci un orologio, sì. Ok, sì, si sentono. Ok, sì, praticamente si sente da tutte, quindi dubito che... Cosa da qua? Ora questo prende l'ultimo. Ok, qui sopra non c'è. Ora dicevamo, da questa porta che... Questo, queste che porte si aprono, sembra si sentono tutte. Quindi dubito che sia qualcosa di... Cioè il suono sia collegato alla... Cioè legato alla zona. Ora. Ora, secondo l'ordine, questi e quell'altro dovrebbero essere il primo e l'ultimo, secondo il colore. Allora, aspetta, l'ho fatto. Ora, direi di mettere da parte quello che ho già usato. Vediamo se si trova qualcosa di magari di utile. Qui. Ok. Di qua non si vede nulla e quindi stiamo tutto da capo. Ora allora direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di lasciare un mi piace, di seguirmi sui social, quindi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.